iniziata in questo preciso istante. Fino a questo momento tutti 0-0, Faiano Angri 0-0 e Cervinara Virtus Avellino 0-0, così come Lioni Vico Equense. Nel frattempo palla in aria, si gira la Battipagliese, Trimarco para Napoli, conclusione in piena area della Battipagliese centrale. Palla sui piedi del numero 10, Infante. Palla in centrale, ancora fuori gioco. Gol non valido e fuori gioco. Si alza la bandierina del collo. Senatore. Va al tiro. Palla che sorvola la trasversale difesa da Napoli. Corsia di sinistra, De Angelis, va al traversone, di testa la spizzica Ferrara. Avanza il Costa d'Amalfi con Catalano, corsia di sinistra per Infante. Infante resiste, tiene il pallone in campo. De Angelis va al tiro, blocca Spiguzza. Luigi Pastena di Battipaglia perde il pallone, il giocatore Costa Amalfi si invola, Meieri va al tiro, batte Lettieri, rete, passa il Costa d'Amalfi e autorete da parte di Russo. Parte, gira la palla, parata all'incrocio dei pali di Napoli, sul proprio palo la mette in angolo. Ancora Battipagliese, fallo, vantaggio, l'arbitro applica il vantaggio, ma c'era un fallo al limite dell'area di Manzi. Ancora Infante, cerca la percussione, entra in area, corsia di sinistra, palla al centro, dietro, ancora Lettieri, ribattuto, è uscito proprio Teneriello. Non vediamo più Teneriello in campo, quindi è lui a essere stato sostituito. Profondità, ancora Costa Amalfi al centro. Traversa piena del Costa d'Amalfi con numero 3 De Angelis. Palla centro, ancora Lettieri, distribuisce il pallone sulla sinistra, ancora Iommazzo, cross al centro, tenta l'Eurogol il Costa d'Amalfi, tutto pronto alla battuta, batte Lettieri. Selva di gambe, va al tiro di nuovo, rete, la chiude definitivamente l'Amalfi, sangendo una vittoria sicuramente importantissima sul batte e ribatti, la ribadisce in gol il Costa d'Amalfi. Finisce in questo preciso istante da Luigi Pastena di Battipaglia, il Costa d'Amalfi espugna lo stadio della Battipagliese vincendo per 2-0. Thank you.